Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sangue amato per la nostra salvezza. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Sia fatta la tua volontà.
trascorsi i giorni mentre riprendevano la via del dolore, il fanciullo Gesù rimase in Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si iniziò a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, soltanto cerca di via Gerusalemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Santa Maria, Madre
dal Vangelo di Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anche nella barca riparavano le reti. Subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Dopo la lettura del Vangelo, leggeremo qualcosa della vita di San Francesco. Ho letto, non ho letto. Abbiamo trovato, Padre Paolo ha trovato in una libreria proprio questo Momenti Franciscani. È un libro scritto dai padri di Sant'Antonio, dove c'è il Vangelo di ogni giorno, un brano della vita di San Francesco e una lezione. Si acquista per abbonamento. Se qualcuno volesse averlo ogni giorno, no, si rivolge a Padre Paolo, Padre Paolo. Noi l'abbiamo ordinato per uso personale, ma anche per condividere San Francesco con questa chiesa francescana. Dalle fonti francescane spesso il beato Francesco rimaneva assorto, preso da tanta dolcezza di contemplazione, che rapito fuori di sé non faceva capire a nessuno ciò che sperimentava di sovrumano. Tuttavia, anche da un solo fatto che una volta avvenne in pubblico, possiamo dedurre con quale frequenza divenne, dovesse essere profondamente immerso nella dolcezza di Gesù. Un giorno doveva attraversare sul dorso di un maschio Corpo San Sepolcro, e poiché aveva pensato di riposare in un leprosario, molti vennero a sapere del passaggio dell'uomo di Dio. Accorrono da ogni
che lo conducono finalmente al luogo fissato e dopo aver lasciato alle spalle il corpo San Sepolcro da un pezzo come il cenepro provenisse da altro luogo, quel contemplatore delle cose celesti chiese preoccupato quando sarebbero giunti al corpo San Sepolcro. Ci insegna San Francesco come veramente la preghiera è un colloquio con Dio. Tutto poteva succedere intorno a lui, ma lui non si accorgeva perché veramente era solo nel rapporto con il Signore. Meditiamo, riflettiamo anche noi quello che dobbiamo fare nel momento della nostra preghiera, mettendo da parte ogni nostra preoccupazione. Mio Dio, fammi grazia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.